cinema italiano si è distrutto da solo, non aveva bisogno della televisione per arrivare a questo punto. La televisione, certo, ha facilitato un pochino questo fenomeno di collasso del cinema, ma ha anche aiutato il cinema, perché in televisione si vede soprattutto cinema, film di tutte le epoche, di tutti gli anni, tutti i film muti, sonori. Perciò ha reso un grande servizio al cinema, non alle sale cinematografiche. Ecco, questo è il discorso, non è che sta distruggendo il cinema. Il grave danno che reca il film è l'intervento pubblicitario, Per questo i film della Rai sono privilegiati dal pubblico rispetto a quelli delle televisioni private. Ma io non faccio distinzione tra un film per la televisione e un film per le sale cinematografiche. Secondo me un film è un film, e questo andrà più prima nei salotti e poi nelle sale, oppure non ci andrà per niente, ma insomma è un film. Ho accettato di raccontare una storia, mi sembra che questo sia l'unico modo per fare del cinema. Io giro per la televisione come giro per il cinema, forse bisogna fare un po' più di attenzione alla distanza della macchina presa dal soggetto. Certo, i paesaggi così non sono. Insomma, si cerca di stare più vicini alle facce, insomma, che poi è una buonissima cosa, soluzione, perché avvicina così ai caratteri, alle psicologie, in fondo è uno. Ma del resto, i film che ha fatto anche Bergman, Fanny Alexander, che si cita sempre quando si parla di un film fatto per la televisione, era proprio interessante per questo, perché stava sulle facce. Così questo aiuta, insomma, ma non c'è una tecnica, direi, televisiva piuttosto che cinematografica, anche perché giriamo in 35 mm, poi non cambia niente, insomma. Cambierà quando l'elettronica diventerà la padrona del mezzo espressivo che è il cinema o la televisione. Questa serie mi pare che sia sul tema della donna o dell'amore in generale. E io avevo già questo progetto che riguarda appunto la storia di Rosanna Benzi, questa straordinaria e coraggiosa donna che vive da 25, ormai 26 anni, rinchiusa in un polmone d'acciaio nell'ospedale San Martino di Genova. E trattandosi appunto di una storia sull'amore e sulla donna, mi è sembrato un caso talmente esemplare da portare a conoscenza del pubblico, questa di una donna che vive con coraggio e dando coraggio agli altri. Questa è la cosa straordinaria di questa Rosanna Benzi. La storia è stata accettata e io ho finito già di girare, adesso sono al doppiaggio. Il cast dunque è molto semplice, perché c'è questa grande protagonista e io ho scelto una ragazza giovane, bella, che è Carol Alt, perché tanto pensavo, siccome in sostanza è un lungo primo piano questo film, perché naturalmente di questa donna si vede solo la testa, tranne alcuni flashback o racconti della sua vita così di quando era ragazza. E così ho pensato che una faccia bella da guardare avrebbe tolto un po' di disagio forse alla storia, che è abbastanza agghiacciante. E poi soprattutto perché Carol Alt mi è sembrata, e confermo dopo aver girato il film, che ha la stoffa dell'attrice, è bravissima. I fratelli Vanzina, i fratelli Bandiera, rapporto buonissimo, buono, e anzi io trovo che stanno facendo un buon lavoro dimostrando di avere l'occhio lungo, insomma, sulle cose del cinema. Simpatici anche, per esempio, perché chiamano, per esempio, registi che non sono della loro generazione a lavorare in film che loro producono. Mi pare che hanno così, insomma, vedono bene nel presente e anche nel futuro del cinema e della televisione, naturalmente. Il mio rapporto con la Titanus è nato negli anni 50. È nato negli anni 50. Io avevo fatto due o tre film, e quando Lombardo, Goffredo Lombardo, mi chiese di fare il terzo film della serie Pane e Amore,
primi due li ha fatti Comencini con la Lollobrigida, io feci il terzo con Sofia Loren, che era la, così, la diva in ascendente, insomma, in crescita in quel momento. E poi il segno di Venere, che aveva un bel cast di attori sordi, Peppino De Filippo, De Sica, Franca Valeri, Sofia Loren, eccetera. E dopo il mio rapporto con la Didando si è così, è andato avanti, bene. C'è stata una delle settennali crisi della Titanus, che Lombardo così, ha lanciato lo slogan film a basso costo. È toccato a me di aprire questa serie con un film che era infatti a basso costo, si chiamava Poveri ma belli, che ebbe un enorme successo e mi condannò un po' anche a un genere che forse avrei preferito evitare così, in tempi lunghi. Ma andarono talmente bene che così Lombardo naturalmente ha voluto insistere. Poi io me ne sono liberato perché ne avrebbe fatti altri 50 e io pensavo che dopo tre era il caso di non seguitare. Gli ingredienti del successo, se si conoscessero, si farebbero solo film di successo. Spesso un film che parte magari con poche probabilità di successo diventa un grande incasso e viceversa. Lì era il segreto, mi sembra che sia quello di così, fiutare un po' l'umore del pubblico. Ecco. Cioè, allora era più facile perché gli umori duravano di più. Oggi la società è in continua e rapida evoluzione, per cui appena hai fatto un film, il film già è invecchiato. Le mode, il costume sono cose che vivono lo spazio di una stagione anche meno oggi, per cui è più difficile inseguire la realtà come facevamo noi allora. E io ho fatto alcuni film che erano, sì, disegnavano bene il momento, ecco, come Il sorpasso, poi Una vita difficile, Il profumo di donna, eccetera. E sono stato fortunato, oppure ho saputo cogliere quello che c'era nell'aria, che poi è il segreto del successo nel cinema. Beh, con Gassman io ho avuto una lunga esperienza, una grande amicizia, stima straordinaria perché è un uomo eccezionale. Ho fatto 14 film, spero di fare ancora il quindicesimo, ogni tanto ne parliamo. E è stato un rapporto bellissimo, una grande amicizia che durava il tempo del film. E poi ci ignoravamo per mesi o anni e poi ricominciava questa cosa e siamo molto legati adesso che da anni non ci vediamo, insomma. È un pochino il bello, direi, dell'amicizia, insomma. Per essere amici bisogna vedersi poco.